Ora. Allora, Alex ha iniziato dedicando questo referendum ai poveri del mondo. Io pensavo di iniziare questo intervento dedicando questo referendum a Francesco. Francesco in questo momento vive con la mamma, il guadagna 400 euro al mese e Acea, a ridosso del referendum, gli ha tagliato l'acqua. Ecco, noi cittadini di Velletri adesso abbiamo deciso che facciamo una raccolta fondi, ogni cittadino dovrà dare un euro, non di più, non vogliamo di politici, non vogliamo di strutture, vogliamo che ogni cittadino sia custode di Francesco e che nella città di Velletri Acea non possa più tagliare l'acqua a nessuno. Volevo anche dirvi che a ridosso del referendum, di questo straordinario risultato che è stato un segno e un faro per il mondo intero, a ridosso di questo referendum Acea ha già inviato centinaia e centinaia di lettere di raccomandate con minacce di distacco. Volevo ricordarvi che a ridosso del referendum, nella zona dei Castelli Romani, i sindaci del centro-sinistra non danno segnale di aprire verso cose semplici, l'informazione chiara sui dati della potabilità dell'acqua, l'apertura di un tavolo di confronto con i cittadini sulle vertenze sull'acqua e soprattutto il cambiamento dello statuto comunale del principio che l'acqua è un bene privo di rilevanza economica. Per questi motivi il primo atto che ha fatto il coordinamento dei Castelli Romani è stato: noi sciogliamo il comitato promotore e iniziamo a vedere quali sono i comitati dell'acqua che esistono, perché basta di chiacchiere, basta di storie. Noi siamo un movimento e come movimento dobbiamo continuare ad essere. Una questione importante è questa. Io vi faccio un appello: i comitati che hanno delle vertenze territoriali da un anno e mezzo hanno sulle spalle un formidabile peso. Noi abbiamo la quotidianità dei problemi affrontati con l'acqua, noi abbiamo accollato anche la raccolta firme dei referendum, noi adesso abbiamo fatto anche la campagna referendaria. Perciò noi pensiamo che in questo momento è importantissimo tornare a nutrirsi dai territori, perché questa è la vera caratteristica di questo movimento. Per finire, volevo dire anche una cosa: non dimentichiamoci, noi abbiamo vinto come forum dei movimenti italiani per l'acqua. Noi non abbiamo vinto con altre caratteristiche, noi abbiamo vinto dopo 10 anni di un processo che ci ha visto protagonisti e che il vero dato fondamentale di questo momento è la partecipazione. Perciò quali sono le nostre caratteristiche come movimento per l'acqua? È l'inclusione, è la democrazia del basso, è la credenza in un nuovo mondo. Perciò noi siamo già un soggetto politico, siamo neurali, siamo acqua, siamo orizzontali, perciò noi siamo radicali.